della sentenza con la motivazione senza il fatto. Guardate che noi quando, e voi, quando abbiamo studiato, la prima cosa che mi riconoscevano scrivere il fatto, perché dal fatto poi viene il diritto. In molte controversie il fatto è fondamentale, senza il fatto. Con la motivazione sintetica, quindi io devo fare questo appello motivato, con una motivazione sintetica, e sapete che cosa sta uscendo? Che la maggior parte dei motivi di appello lo fai perché non ha deciso su quella questione. Oramai i giudici, tu fai 15 questioni, decidono su due, ma non decidono su due che sono assorbenti dalle altre, le altre le ignorano perché non più di due, sapranno che il giudice sceglie due motivi e sui due motivi decide. Cioè, quindi Cassazione già, l'appello stanno tentando di sdesolarlo. Motivazione sintetica, io, se tu fai la norma che deve essere specifica, ma come? Io spero che non approvano la norma, che per, questa è inserita, che se rigetta l'appello, scrive, mi riporta la sentenza di primo grado, punto. Manco gli anglosassoni fanno così. Oppure leggi la sentenza 1133 del 94, punto. E tu ti fai poi il ricorso per Cassazione. Quindi farei il ricorso per Cassazione sulla sentenza di primo grado. Questo che cosa significa? Significa che l'appello dà fastidio. La ministra che a Napoli, davanti a 10 sindaci, il consigliere si è messa là e ha detto levatevi dai piedi a noi avvocati. Tu sei il ministro della giustizia, hai un soggetto costituzionale magistrato e un soggetto costituzionale avvocato e decidi uno di levartelo dai piedi. Guardate che scaglione. Non la seconda volta che aveva comprato la casa e non sapeva chi gliela aveva pagata. E aveva detto, ho chiesto a un avvocato, dice, se vengo a scoprire che questa casa non l'ha pagata un terzo, lui non l'aveva pagata, chiedo la nullità dell'atto. Ha avuto un parere legale. Pare che ha fatto pure il nome, poverino questo avvocato. La nullità dell'atto perché è il prezzo. La prima volta. Per dire a un giornalista, Bianchi era un rompiscatole, il giorno dopo si è dimesso. E perché la cancelliera sta lì ancora? Si deve dimettere. Oltretutto, avendo dimostrato di avere un grande spirito umanitario, quando è in Africa, abbiamo un ministro che manda a quel paese gli avvocati che ha spirito umanitario. E qui faccio un piccolo passaggio che dovremmo fare. Ma scusate, ma mi pare, perché tutti dicono, ma che è successo? Ma come mai questo accanimento nei confronti degli avvocati? E molti dicono, è colpa nostra che non abbiamo saputo reagire. No, è che il paese è governato dai poteri economici, i poteri forti. E il ministro è l'espressione dei poteri forti, realmente, abbiamo tutte le informazioni. E sapete che al Ministero della Giustizia ci sono i rappresentanti della Confindustria, che sono dirigenti del Ministero della Giustizia, non c'è un solo avvocato che si chiami tale e ci sono alcuni magistrati collegati. Quindi noi abbiamo un Ministero della Giustizia che è rappresentanza dei poteri forti che vogliono mettere al tappeto gli avvocati perché ritengono che i processi sono tanti per colpa degli avvocati. E noi ce la teniamo questa cosa, no? Perché il sistema non va, non andiamo con i forconi, per carità. Beh, però, poiché non c'è una ragionevolezza. Oggi ho letto un articolo che io già avevo detto, che il Tribunale delle Imprese sta fallendo. Ho letto un altro articolo che i processi in materia del lavoro sono diminuiti, ma sono aumentati, è aumentata la durata e il carico. Sulla giustizia, adesso hanno abolito mille uffici giudiziari su 1.400, in Francia ne hanno fatte 300, già il Senato francese è intervenuto,
Per eliminare la giustizia hanno preso questo milione di processi pendenti e le hanno ibernati negli scatoloni, non si fanno questi processi da nessuna parte, non ci sono manco i nuovi tribunali. Ma guardate che strategia! Ma allora la strategia, io riflettendo, perché naturalmente vivendo queste cose, e noi avvocati abbiamo questa capacità, l'unica cosa che ci è rimasta è un po' di intellettualità. Riflettendo, dico, e mi ricordo che Vietti, un avvocato che va al CSM, che diventa la metamorfosi Kafkiana, diventa giudice, scrisse un articolo un'intervista sul Corriere della Sera, che è un giornale che sta a fianco dei poteri forti insieme al Sole 24 Ore, ma di proprietà degli artigiani, di proprietà di una parte di avvocati, il Sole 24 Ore, o il proprietario della Confindustria. Disse: ma l'articolo 24 della Costituzione bisogna ridurre alla Corte. Non tutti i diritti devono essere portati davanti al giudice. Ma non in fase preventiva, ma manco in fase giudiziaria. Allora, come vedete, qui c'è una riduzione dei diritti. Cioè, praticamente, che può valere anche col sistema anglosassone. Guarda, se guardate il sistema anglosassone, solo le grandi controversie sono tutelate. Le piccole controversie trovano un mondo diverso, ma noi invece abbiamo un paese, abbiamo un'avvocatura meravigliosa che sta sul territorio, che sta vicino anche ai diritti minimi, piccoli, ma non solo di quantità, ma anche di qualità. E l'avvocato si esalta nel difendere un cittadino in una controversia del lavoro, una persona nella coabitazione, una persona nella tutela della salute, nella tutela dell'ambiente. I piccoli diritti fanno parte di un sistema che si è basato sui piccoli diritti, e l'avvocatura svolge la migliore funzione perché difende categorie deboli, non categorie forti. Certo, difendono anche le categorie forti, ma la maggior parte degli avvocati difende le categorie deboli. Non è vero poi che la litigiosità la creiamo noi. E d'altra parte, qualche uno già mi ha sentito, e io la devo ripetere perché questa è una cosa importante, quando andammo una delegazione in Giappone, c'era cioè il presidente della Cassazione, era Brancaccio allora, che era un napoletano, andammo una novantina, andammo a Kagoshima, che era gemellata con Napoli, via Napoli a Kagoshima è una via grandiosa, Napoli via Kagoshima è un vicolo che si intuffa. Andammo, 3 milioni di abitanti, Napoli e l'Interland tiene 16.000, Napoli 13.000, però sono due tribunali nella provincia di Napoli, sono 16.000. Allora io dissi: ma quanti siete? 61. Ah, 61. Dissi, allora feci, c'era il tempo, feci così: 3 milioni di abitanti, 61 avvocati, immaginate Roma. Non dico 61. 800 avvocati, altro che la giacola che stava a fare questa, venire tutti quanti con la giacola. Ho detto: ma come può succedere una cosa del genere? Perché noi abbiamo la meditazione. Se un codice è incazzato con l'altro codice, medita. Se uno va sotto una macchina, medita. Se uno deve esigere un credito, medita. La meditazione non va dagli avvocati, non va. E quando io ho ripetuto questa cosa a Firenze, mi disse il professore di filosofia e diritto di Firenze, che era stato radiato dalla Cattolica perché aveva detto che Dio, la parola Dio non c'era nella Costituzione, in realtà c'è Dio nella Costituzione, non c'è la parola Dio, radiato dalla Cattolica Maurizio, e la filosofia orientale. È vero. E quindi il Consiglio dell'Ordine deve fare due cose. Deve fare un corso, il Consiglio dell'Ordine ci riinformare. Un corso di buddismo con i cittadini. Cittadini e avvocati. Per allentare. Meditiamo. Riflettiamo, diciamo un cliente, e vai a meditare per un anno. Avvocato. Meditazione. E c'è un'altra cosa, che questa è la cosa, però ritorno alla media conciliazione, è la cosa finale, grandiosa. E che dura 4 anni, sapete perché dura 4 anni? Non per vedere come va.
che già lo sappiamo, ma la schifezza, per inculcare nella testa degli avvocati il germe della cultura della media conciliazione. Cioè qua siamo dei soggetti infernali e abbiamo bisogno tutti quanti, siamo nati male, di avere un'inseminazione artificiale in media conciliazione alla testa bacata di tutti gli avvocati. Non mi è venuta un'idea, poiché adesso i giovani vanno a giurare davanti al presidente dell'ordine, lui chiede il permesso, la macchinetta gli dà la puntura di DNA di media conciliazione, dice tu giuri per fare l'avvocato, però non puoi fare l'avvocato se io non ti inseguo la media conciliazione. Questa non me la sono inventata io, questa cosa è stata scritta, è stata detta, è alla base, perché alla base per tornare alla prevenzione iniziale, che vengono dall'avvocato e l'avvocato non c'ha la cultura e la media conciliazione. E quando quella là, la ministra donna, ha fermato un grande esponente dell'avvocato, per fortuna non è Mauro Vaglio, poi faccio un complimento a Mauro Vaglio, un grande esponente dell'avvocato, ha detto, caro Francesco, vi ho fatto diventare tutti quanti mediatori di diritto. E niente, chi ha risposto? Chi se ne fotte? Cioè, questa è una cosa importante. L'assistenza legale è importante, poi ce la tolgono, attenzione, la destinazione Italia tolgono la rappresentanza obbligatoria, mi sono accorti che lì e lì ci siamo noi. E dice no, togliamo l'assistenza obbligatoria agli avvocati. Quindi stanno tentando nuovamente sui costi, ci sono articoli scritti sulle riviste, sui giornali, dice non si può fare la mediaconciliazione se non costa chi la fa, e la professionalità viene abilita, quindi ci saranno dei ritorni, attenzione, per cui noi dobbiamo dire questa cosa sta fallendo, è fallita, non vi muovete su questa cosa, riprodurremo la incostituzionalità di questa cosa. E allora la battaglia è forte ed è basata su un concetto. Sì, vabbè, a Milano stanno facendo i negozi di strada, ma a Roma non lo so. A Napoli vedi punto legale, un negozio. Macelleria, l'ortopedia, c'è il punto legale, vai là e leggi, hanno messo tutto quello che fanno. Fanno tutto, la patente, la separazione, così tutto mescolato, la separazione, lo sfratto, la causa infortunistica e i punti legali. A Milano ce ne sono 500, punto legale in mezzo alla strada. E quando sono stato a Lucca, dove un avvocato si alzò, disse avvocato, presidente del TIR, ma io se mi metto al primo piano, chi viene al primo piano? Ho bisogno di stare in strada. E lo disse con serietà. E quasi, io dire, mi spiazzò. Gli volevo impedire di guadagnare i clienti in strada, però gli feci una raccomandazione. Che il mestiere sul marciapiede è un vecchio mestiere fruttifero, perché la prostituzione rimane una delle professioni più remunerative che ci stanno nel paese. E se vuoi fai quella fine. Dobbiamo impedire che ci sta. Non esiste. Cioè non lo puoi fare con questa motivazione. Non lo puoi fare. Perché in Inghilterra, questa cosa la dovete sapere, perché io nella mia grande esperienza oramai ho assunto quasi tutto, ci sono 130.000 solicitor e 10.000 barrister. I barrister siamo noi che facciamo i processi. Il solicitor c'ha il bancariello in mezzo alla strada. E quello va in là per una causa e dice no, lo faccio io e chiama il barrister. Fanno anche i notari, quindi fanno l'autentica degli atti di trasferimento.
fanno anche intermediazione finanziaria. Noi abbiamo la legge sull'antiriciclaggio che abbiamo subito per colpa degli inglesi, perché gli avvocati italiani non possono fare intermediazione finanziaria, quindi sta l'intermediazione delle banche. C'è bisogno che noi diciamo, che interroghiamo il cliente, quando quello porta gli assegni, dice i soldi dove li hai presi, chi ti li ha dati e via dicendo, gli fa pure un verbale. Noi non abbiamo questa funzione, invece l'intermediazione finanziaria la fanno i solicitor, fanno la polizza assicurativa.